Oggi le squadre scendono in campo all'Emirates di Londra, dove per voi ci sono ovviamente Pierluigi Pardo e Stefano Nava. Palla in out, si ripartirà con rinvio dal fondo. Arnold. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Lettura perfetta e palla recuperata. Riuscito a fermarlo. Arnold. Prova a giocare sulle fasce. Sam. Buona l'idea qui. Attenzione, la palla è lì. Risolve una situazione complessa. Tifosi che protestano contro la mancata concessione del penalty nell'occasione precedente. Va al tiro. Lascia partire il tiro. 1-0. Trovano il gol subito. La messa, signori, la messa, conclusione imparabile da pochi passi, bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto e freddo al momento di concludere a rete. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Ci sono metri a disposizione. Il difensore spazza in qualche modo. Possesso palla recuperato. Bravo qui a smarcarsi. Va con il possesso palla. Ferma l'avversario con questa entrata e concede il calcio d'angolo. Eccolo qui il gol del vantaggio che ci viene riproposto con questo replay. Ottimo intervento, senza fronzoli. Arnold. Sam. L'arbitro dice che si può giocare. Sì, corretto. C'è il fischio dell'arbitro, si riparte con un calcio di punizione. La tocca a rasoterra. Si ripartirà dunque con la rimessa dal fondo. Perdono palla, l'azione sembrava interessante. Palla in out, ci sarà rimessa con le mani. Interviene con decisione, spedendo il pallone in out. Sam. Arnold. Tocco profondo a scavalcare la difesa. Voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. Occhio all'errore del portiere. Buono il contrasto.
Arriva il fischio dell'arbitro, sarà punizione. Beh, questa è una distanza importante. Vedremo se proverà lo stesso a concludere in gol. C'è il tocco corto. Posizione ideale. Non può sbagliare da lì. Pallone in gioco, attenzione. Risolve una situazione molto complicata. Agüero. Ecco il tiro. Buono il controllo, nonostante il prezzo. Prova a calciare. Pallone sul palo. La difesa spazza via il pallone. Possono costruire qualcosa di buono da questa rimessa laterale. Palla che viene rilanciata in avanti. Taglia tutto il campo con questo lancio. Intervento pulito sulla palla. Possesso palla per gli avversari. Ha spazio per andare. Sventa qui la minaccia. Grossa ingenuità qui, concedono una punizione pericolosa. Punizione da posizione invitante, distanza ideale, può cercare la porta. Vediamo cosa inventa ora. Arnold, guadagna metri. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Occhio al tiro. Si porta la più due con questo gol. Un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Punteggio che è cambiato. Ora conducono per 2-0. Vediamo cosa fa ora. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Lo vede. Pallone invitante. Può metterla dentro. La legge bene, intercetta il pallone, non era difficile. Occhio al contropiede. Occhio al tocco preciso per servire il compagno. Sono andati a un passo dal gol, il portiere ci ha messo una pezza con un intervento d'applauso. Ha tolto la palla dalla porta con un balzo felino. Oh, ma come ha fatto? Occhio al cross in mezzo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Un altro ottimo tocco. Conquistano una buona punizione da posizione interessante. Posizione favorevole. Occhio, può calciare direttamente in porta da lì. C'è il tocco corto. Palla allontanata. E dopo la fine della prima frazione, dunque 2-0, squadre che tornano negli spogliatoi. Pubblico di casa certamente non si può lamentare per una bella prestazione fin qui. 2 gol di vantaggio sugli avversari. E se continuano così rischiano di finire in goleada. Certo che subire un'altra rete allo scadere del primo tempo potrebbe affossare definitivamente il morale degli ospiti. C'è il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo.
palla consegnata agli avversari. Palla vagante. Niente da fare, gran recupero difensivo. Corner in aria. Sente il pericolo e allontana. Di testa concede la touche. Contrasto efficace, palla in calcio d'angolo. Occhio al tocco in mezzo, palla che torna alla difesa avversaria. Trazza in area. Traversone che si perde senza possibilità. Bene qui il difensore a chiudere la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Palla che è uscita, si ripartirà con la rimessa laterale. Interviene sul pallone, non c'è fallo. Recupera palla, intercettando bene il pallone. C'è il fallo e dunque punizione. Buona posizione, c'è un buon anticipo, buona qui la lettura del difensore, buono il colpo col tacco, può colpire da lì, può crossare da lì. Il cronometro è l'alleato più prezioso per i padroni di casa che stanno cercando in tutti i modi di rallentare le operazioni per far passare il tempo. Cosa non si fa, Pierre, per portare a casa la vittoria? I tifosi ospiti logicamente rumoreggiano. Brutto passaggio e pallone regalato. Occhio al pallone filtrante. Lo vede. Attenzione, occasione! Centra in pieno il difensore. Portiere che sventa la conclusione senza particolari problemi. Sam. Lo stesso palla recuperato. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Palla che esce, sarà fallo laterale. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Intervento ruvido questo. Pallone importante per provare a riaprire la gara. E c'è il gol! E c'è il gol! Sono ancora vivi e adesso potranno cercare la clamorosa rimonta. Hanno a disposizione tutto il tempo per completare la loro rimonta nei minuti che ci separano dal triplice fischio. Azione che si fa interessante. Può andare al cross. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Pallone perso. Provato ma senza successo la verticalizzazione. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Palla in verticale sull'attaccante. Contrasto eccezionale. Apre sulla fascia. Senza problemi qui per la difesa. Allontanano il pericolo. Posizione ideale. Può ricevere una posizione interessante.
Che parata! Riconquista il possesso di palla. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Bravissimo qui il difensore che recupera. Andiamo a bordo campo da Matteo Barzaghi. Fra quanto finisce questo match, Matteo? Mancano ancora 10 minuti allo scoccare del 90esimo. Grazie Matteo, puntuale come sempre. La gioca con l'aiuto del portiere. Aumenta ancora l'intensità della spinta dei tifosi di casa che vogliono trovare subito il gol. Occhio perché questo può essere il pallone giusto. E c'è il gol! Il gol che spinge sempre più vicino al traguardo la sua squadra. Lo svantaggio da recuperare è troppo ampio. Servirebbe un miracolo. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Chiedo a Matteo Barzaghi quanto manchi al termine del match. 5 minuti, Pier, separano le due squadre dal 90esimo. Grazie a Matteo Barzaghi, sempre sul pezzo. Vediamo cosa fa ora. Fondamentale il difensore. Palla consegnata agli avversari. Ottima qui l'imbucata. È in buona posizione. Tackle bellissimo, preciso, efficace. Puntuale qui il difensore nel recupero. Il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero. Il portiere più lontano che può. E finisce così col triplice fischio arbitrale. Oggi hanno dato una dimostrazione clamorosa del loro impressionante potenziale offensivo. Nulla da fare contro una squadra così, Pierluigi. Va al tiro, lascia partire il tiro. 1-0, trovano il gol subito. La messa, signori, la messa. Conclusione imparabile da pochi passi. Bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto. E freddo al momento di concludere a rete. Occhio al tiro, si porta la +2 con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire, questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Occhio perché questo può essere il pallone giusto. E c'è il gol che spinge sempre più vicino al traguardo la sua squadra. Lo svantaggio da recuperare è troppo ampio, servirebbe un miracolo.